Prosegue la protesta degli ambulanti, una delle categorie più colpite dal Covid. L'assenza di mercati rionali sta decretando letteralmente il funerale di tanti piccoli imprenditori del settore che vivevano la giornata, vivevano di questo. Ad Andria un presidio permanente in largo Torneo, nella speranza di essere ascoltati dal comune e dalla regione Puglia. La situazione è preoccupante soprattutto perché oggi abbiamo avuto testimonianza proprio per quanto verificato in questi giorni che gli ambulanti, i mercati, i negozi di abbigliamento, di calzature e di abbigliamento per adulti sono diventati il capro espiatorio di questa pandemia. Una penalizzazione che sta mettendo sul lastrico tantissime migliaia di aziende, mentre come potete vedere le città sono assolutamente, come dire, caratterizzate da una normalità che va oltre qualunque immaginazione. Noi a questo punto siamo davvero quasi convinti che ci sia una persecuzione che tenda davvero a mettere in cattiva luce da un lato mercati e attività economiche, ma dall'altro davvero quasi un tentativo di distruzione programmata delle piccole imprese. Le istituzioni stanno facendo pochissimo, sono quasi completamente assenti, non capiamo come abbiano potuto chiedere, addirittura i sindaci che poi se ne lavano le mani hanno chiesto addirittura misure più restringenti alla Regione Puglia. Pare che adesso sia in atto questo gioco di lavarsene le mani, però alla fine il vero disagio lo vediamo di fronte a noi. Sembra una realtà parallela. Abbiamo qui tutti i sofferenti, le imprese che sono ormai completamente distrutte, dall'altra parte, come vedi, la realtà che va avanti normalmente, villa comunale stracolma di gente, questa è la realtà, è inutile che ci nascondiamo dietro la realtà virtuale, questa è la cruda realtà.